Oggi raccontiamo una storia che comincia tanto tempo fa in una casa di Reggio Emilia, vicino alla chiesa di Santa Teresa. Il 6 febbraio del 1910 nasce Mario Prandi. Giovanni, suo padre, fa il sarto e sua madre, Adalgisa, la casalinga. È il quinto di sette fratelli. Mamma Dalgisa insegnò ai suoi figli l'amore per il Signore e il piccolo Mario era sempre contento di partecipare alle funzioni religiose e alle preghiere. Ma non immaginatelo calmo e silenzioso, tutt'altro. Se Mario era nei paraggi, non si poteva mai stare tranquilli, perché lui era sempre pronto a combinarne una delle sue. Come quella volta che, entrato nel cimitero, aveva cominciato a gironzolare tra le tombe, osservando e toccando tutto, finché una delle pesantissime croci di ferro che si usavano allora gli cascò dritta sulla testa, che per sua fortuna era molto dura. Un'altra volta invece Mario e la sua banda presero le galline di una vecchia contadina e le legarono per le zampe ad una siepe. Ecco perché molte volte le mamme ordinavano severamente ai loro figli non giocare con quel Mario. Eppure, nonostante le sue marachelle, Mario possedeva delle grandi qualità. Aveva imparato un po' di tutto. Sapeva coltivare, costruire, persino un po' cucire, e quanto impegno metteva nel suo lavoro. E tra le tante cose trovava anche il tempo di costruirsi un altare e di dire messa. Eh sì, perché questo era uno dei suoi giochi preferiti, fare il vescovo. Un giorno prese tanto sul serio il suo gioco che si cucì una casula con la massima cura. Poi diede la cresima a tutte le bambole di sua sorella. Alla domenica invece si accontentava di fare il chierichetto, ma sempre con tutto l'entusiasmo che possedeva. Così Mario cresceva in età, birichinate e nell'amicizia con il Signore. Mario aveva in lui un vero amico e non riusciva più a farne a meno. Ecco perché decise di entrare in seminario, perché voleva essere con Gesù e di Gesù per sempre, senza lasciarlo mai. Quindi a 15 anni Mario lasciò la sua famiglia e andò ad Albinea in seminario. A quel tempo i seminaristi portavano la veste nera e quando uscivano dovevano stare tutti in file ben composte e ordinate. Nonostante tutta quella serietà, Mario non perse mai la sua gioia esplosiva. Quando c'era da preparare una festa, una commedia o un momento di preghiera, eccolo indaffarato a organizzare, recitare, cantare. E quando si esercitava a fare l'omelia, per quando sarebbe stato prete, non guardava l'orologio e non si stancava mai. Insomma, la teneva sempre proprio lunga. Ma nonostante tutte le cose che faceva, non si faceva mai mancare il tempo per Gesù. Tant'è che a volte scriveva cose che era difficile capire se le avesse pensate lui o proprio Gesù, che era sempre il suo migliore amico. Quando sarò prete, se il Signore vuole, mi dedicherò in gran parte agli umili, ai poveri, ai disgraziati. Essi, che nulla pretendono, meritano molto. Il 15 luglio 1934
finalmente Mario diventa sacerdote. E da quel giorno, per Don Mario, inizia una vera e propria caccia al tesoro, ovvero inizia per lui una vera e propria ricerca della volontà di Dio. E la prima regola della sua caccia al tesoro è obbedire al vescovo esattamente come si obbedirebbe a Gesù. E lui obbedì sempre al vescovo, quando lo mandò a fare il curato o l'aiutante del parroco a Calerno, a Castelnuovo dei Monti, a Villa Cadè, finché infine il vescovo lo spedì come parroco a Fontanaluccia. Fontanaluccia è un piccolo paese sulle montagne modenesi, sul confine con la provincia di Reggio e la Toscana, però fa parte della diocesi di Reggio. Così Don Mario partì per la montagna, armato di fede, speranza e carità. E tra i monti e i castagneti, lontano dalle comodità della città, avrebbe cercato la volontà di Dio. Della sua nuova parrocchia montanara lo colpì e lo addolorò subito una cosa. Alcune famiglie avevano dei figli disabili, ma per mancanza di mezzi non potevano accudirli adeguatamente, o addirittura dovevano lasciarli custoditi durante il giorno a causa del lavoro dei campi. Bisognava assolutamente fare qualcosa per loro. Così Don Mario cominciò a pensare e ripensare, e soprattutto a pregare e a chiedere consiglio al Signore, finché un suo amico di nome Pasquale Marconi, il dottore di Castelnuovo, gli disse: se i poveri nei quali abita il Signore sono la cosa più preziosa della Chiesa, teneteli in parrocchia. È vero, i poveri sono i nostri tesori. La parrocchia si prenderà cura dei suoi poveri. Quando Don Mario ebbe questa intuizione, era il 1941. C'era la guerra, gli uomini erano al fronte e le difficoltà erano grandi per tutti. Perciò alcuni pensavano che l'idea di Don Mario fosse da pazzi. Don Mario doveva per forza essere un pazzo. Altri parrocchiani però gli credettero, cominciarono ad aiutarlo, e così Don Mario e i suoi parrocchiani iniziarono a conoscere la provvidenza. Cos'è la provvidenza? La provvidenza è il Signore che osserva con amore e attenzione i suoi figli e proprio nel momento del bisogno li aiuta, servendosi di questa o di quella persona. Così una signora, mamma di due ragazze disabili, diede alla parrocchia una vecchia casa vicino alla chiesa, e tanti parrocchiani si diedero da fare per il restauro, mettendoci braccia, gambe, mani, capacità. Ognuno dava quel che poteva per arredare la casa, tutta roba povera per una casa povera. Così nel 1941 nacque a Fontanaluccia la nuova famiglia dell'ospizio Santa Lucia, dove abitavano i poveri, i tesori della parrocchia, a cui facevano da mamme, sorelle e zie alcune ragazze che avevano scelto di consacrarsi per sempre a Dio e ai poveri, diventando suore carmelitane minori della carità. E così ecco la prima casa della carità, dove il Signore, Don Mario, le suore e i poveri facevano famiglia, aiutati e accompagnati da tutti i parrocchiani e dalla provvidenza.
Vi ricordate che c'era la guerra? Erano tutti molto poveri e a volte si faceva fatica a trovare da mangiare. Però per Don Mario la cosa più urgente di tutte era vivere la carità. Ogni tanto si veniva a sapere che c'era da qualche parte un ammalato bisognoso di aiuto. Allora lo portavano a Fontanaluccia, perché Don Mario diceva: quelli che non sono di nessuno sono nostri. E non rifiutava mai il suo aiuto né ai poveri né ai soldati di tutti gli eserciti o ai partigiani che andavano su e giù per le montagne. All'ospizio nascondevano, curavano, nutrivano i feriti, senza preoccuparsi del colore della divisa, e tutti, reggiani, modenesi, tedeschi, inglesi, tutti vivevano come in un'unica famiglia. Ed ecco come Don Mario e le suore facevano la guerra, pregando tanto, aiutando tutti. Poi, nel 1945, finalmente la pace. Intanto le persone ospitate erano aumentate e alle prime suore si erano aggiunte altre ragazze, desiderose di consacrarsi a Dio per servirlo nei poveri. Vedendo la famiglia crescere, Don Mario per prima cosa parlò con il suo amico Gesù, chiedendogli se davvero stava facendo la sua volontà, e continuò a pregare e chiese anche alle suore di farlo, finché gli fu tutto un po' più chiaro. Così cominciò a predicare che la casa della carità è un parafulmine dove il Signore risponde al male dell'uomo con un dono d'amore. Cristo, presente nei poveri, continua a salvare l'uomo. La casa della carità è un grande lenzuolo che copre e ripara tanti peccati. La casa della carità è una palestra dove gli esercizi che si fanno per essere dei buoni cristiani sono: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Queste sono le 7 opere di misericordia corporali. Poi ci sono le 7 opere di misericordia spirituali: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare con pazienza le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Ma come si fa a sopportare le persone moleste e a perdonare le offese? Si chiedevano alcuni. E Don Mario, che non aveva segreti per nessuno, rivelò a tutti il suo metodo. Tutto questo è possibile grazie al fatto che alla casa della carità ci sono 3 mense, 3 alimenti un po' speciali, che permettono a tutti di diventare cristiani, cioè di Cristo. La mensa dell'Eucaristia, dove Gesù ci invita al suo banchetto per nutrirci del suo amore. La mensa della parola, di quella parola di Dio che non si ferma solo nella mente, ma se uno la accoglie, scende fino in fondo al cuore e lo nutre, facendolo simile a Gesù.
e infine la mensa dei poveri. È Gesù che ci aspetta nei nostri fratelli più poveri per farci conoscere il suo amore. Gesù infatti ha detto: ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Quindi Gesù è presente nella parola, nell'Eucaristia e nei poveri. Per questo hanno pensato di paragonare le tre mense con tre pani dentro ad un unico cestino, per far capire che non si può essere imitatori di Cristo rifiutandone anche uno solo. Don Mario capì che la casa della carità doveva essere al centro della vita parrocchiale, perché in essa ogni cristiano imparasse ad amare Dio e i fratelli. Così tanti parroci chiesero a Don Mario di aiutarli a fondare la casa della carità nelle loro parrocchie. E quando il Papa Giovanni Paolo II è venuto a Reggio nel 1986, il Vescovo gli ha promesso che avrebbero costruito una casa della carità per tutta la città, in modo che tutte le parrocchie potessero andare in palestra. Ma che fine ha fatto il nostro Don Mario? Don Mario ha continuato per tutta la sua vita a lavorare per la diffusione della civiltà dell'amore. Civiltà dell'amore significa che finalmente gli uomini, riconoscendosi fratelli tra di loro e tutti figli dello stesso padre, si aiutano, mettendo al primo posto non più il possedere tanti soldi, l'essere più forti o i più belli, ma l'accontentarsi di ciò che si ha, condividendolo con chi ne ha meno, il perdonare a chi fa loro del male, il dire la verità anche se ci si rimette. E la civiltà dell'amore si diffonde con la diffusione delle tre mense dell'Eucaristia, della parola e dei poveri. Poi Don Mario si ammalò e giunse il tempo di tornare dal suo migliore amico. Dopo che Don Mario ebbe ringraziato il Signore, giunse il momento di incontrarsi con lui a quattro occhi. In quel giorno si affidò alla sua grande misericordia. Era il 10 ottobre 1986 e ora sarà sicuramente in cielo che controlla che i cristiani continuino a lavorare per diffondere la civiltà dell'amore.